Siamo tornati ad Expo e siamo tornati in coda. Ma la cosa bella di Expo, al di là del fatto che insomma ci siano tante possibilità di fare le code, è che le code vengono smaltite molto rapidamente. Per esempio, siamo all'ingresso del padiglione della Colombia e pensate che si entra a gruppi di 45 ogni 5 minuti. Quindi insomma, male che vada, aspetti 10 minuti, un quarto d'ora, nonostante, lo ripeto sempre con grande piacere, ci sia un sacco di gente. Quindi andiamo a scoperta della Colombia perché ne vale la pena. Tra poco vi spiego perché. Inizia il viaggio nella Colombia. Il bello è che, non essendoci quattro stagioni in Colombia perché sono a ridosso dell'equatore, ci sono però quattro climi in base all'altezza a cui ci troviamo, da zero, quindi livello sul mare, a 5000 metri. Adesso in quattro luoghi diversi vivremo quattro climi diversi. Questo viaggio nei climi della Colombia mi ha stancato, ho preso il raffreddore, l'otite, poi mi è passata perché sono stato al caldo, poi ho preso un po' di brezza marina e mi è passato un po' di raffreddore. Insomma, devo dire che in Colombia c'è tutto, dalla possibilità di prendersi raffreddore a quella di curarsi, e soprattutto c'è una hamaca dove poter riposare al termine di un altro grande viaggio alla scoperta di Expo e alla scoperta, in questo caso, del padiglione della Colombia. A questo punto io scopro un'altra bellezza della Colombia: il riposo.